Ciao amici e benvenuti da DJ Mister 15. Come dico sempre, la tecnologia ci aiuta molto nell'operazione di tutti i giorni, in questo caso un bollitore intelligente. Ci è arrivato in questa confezione che ho tolto per motivi di spazio, era in questo cartonato già tirato fuori, ben riposto. All'interno ho trovato il bollitore, una vasetta con presa asciugo, un manuale di istruzioni con una guida rapida e tante raccomandazioni su come utilizzare e mantenere la pulizia del bollitore. Vediamolo adesso nello specifico, è completamente in acciaio, di buona fattura, bel design, insomma un design minimale. Qui sulla parte laterale abbiamo la maniglia con base in plastica leggermente gommata, che poi è quella che ci permette di tenere il bollitore anche quando è caldo, e qui questa parte va a surriscaldarsi. Abbiamo sulla parte superiore il tasto per l'apertura, all'interno, che ho riempito d'acqua per farvi vedere, c'è un filtro qui che va cambiato anticalcare per non rovinare proprio tutta la parte del bollitore. Qui il tasto che poi ci permette di richiudere. All'apertura schiacciamo questo tasto close, completamente, vedete, in inglese. Qui c'è un gioco per aprire e qui per chiudere. Ci permette di richiudere. Sul lato laterale abbiamo, lo vedete, un misuratore massimo un litro e 700, che possiamo visualizzare da un lato. Qui vedete, non so se riuscite a vederlo, c'è il livello dell'acqua. Qui sulla parte superiore invece abbiamo tutte le temperature che noi possiamo andare a decidere di scaldare l'interno. Si raccomandano di utilizzare solo acqua, quindi non va utilizzato con altri liquidi, ma soltanto con acqua, sempre acqua fredda, quindi non anticipiamo, si raccomandano, io vi riporto quello che c'è scritto sul manuale di istruzioni, si raccomandano che il bollitore deve partire sempre con acqua fredda. Qui abbiamo la basetta che ha una parte con i piedini leggermente gommati, il resto è tutta plastica, e va utilizzata poi in questo modo, alzato e agganciato sulla basetta che andiamo a collegare alla presa. Tra poco ve lo farò vedere. Raccomandazioni, o meglio, dispositivi di sicurezza. Spegnimento automatico in caso di... alziamo il bollitore, si stacca automaticamente, quindi non eroga più corrente. È chiaro che questi prodotti vanno utilizzati con un po' di attenzione, più che altro perché potete scottarvi. Nella fase invece di lo andiamo a collegare, cerco di mettere la presa elettrica vicino perché è un po' corto il filo di... ha un consumo che parte da 2500 watt base fino a 3000 watt, quindi ha un bel consumo, però con una buona gestione del risparmio energetico, perché ci permette di raggiungere la temperatura, una fase interna, una resistenza interna che scalda molto velocemente. Lo vediamo, lo andiamo a cliccare, non posso alzarlo perché altrimenti si stacca dalla corrente, però vedete, lampeggia, in questo caso su 70, tra poco sentirete il rumore, molto molto veloce nello scaldare l'acqua. E una volta arrivata a temperatura di 70 gradi l'acqua interna emette anche un beep sonoro, lo sentite, già sta funzionando, emette un beep sonoro che ci fa capire che la temperatura dell'acqua è arrivata al punto giusto. Un prodotto che sicuramente l'innovazione tecnologica ci aiuta tantissimo, perché io sono un po' rimasto ai bollitori che si mettevano sulle cucine tradizionali di una volta. Averlo in questo modo ad elettricità è di una comodità sicuramente senza uguali. Perché? Perché non abbiamo bisogno di avere proprio una cucina nelle vicinanze, ci basta avere una presa elettrica. Io con questo spero di esservi stato utile, una recensione che ho voluto fare video per mostrarvi il prodotto, perché, come detto, l'innovazione tecnologica in questi casi ci aiuta molto nelle operazioni di tutti i giorni. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima recensione. Mi raccomando, attenzione quando scaldate l'acqua a toccare questa parte perché vi scottate.